iniziata ufficialmente la nuova stagione sportiva della polisportiva Eagles Frosinone. Un progetto ambizioso che, nonostante le complicazioni e lo stop imposto dal Covid, si rinnova e prosegue con entusiasmo e passione. Calcio a 5, basket, volley e altri sport, ma soprattutto, come ormai da tradizione, una grande attenzione rivolta al sociale. Una maledetta pandemia ci ha fermato, ci ha bloccato, ma noi siamo tenaci. E quindi speriamo che di non avere altri ostacoli fuori dalla nostra volontà e di continuare questo progetto che tanto ci appassiona e di mandare avanti non solo lo sport del calcio 5, ma di mandare avanti quello sport sociale e quegli sport che cosiddetti minori, che intanto io ne parlo, che è anche brutto dire minori perché è offensivo, perché di minore non c'è nulla. E questo è quello che la polisportiva Eagles Frosinone vuole mandare avanti. È essenziale nella nostra squadra, nella nostra società, di avere giovani che soprattutto abbiano un senso di moralità e di alta educazione e di essere sempre protesi verso il sociale. Io ho la fortuna di avere dei ragazzi straordinari che tutto questo ce l'hanno, sono ragazzi che comunque si divertono, pronti sempre ad avere quella sinergia con associazioni di volontariato, e questo è una cosa bellissima e spero di continuare su questo percorso. È un progetto che nasce dalla scorsa estate, quindi è un progetto nuovissimo che vuole abbinare lo sport alla socialità. Quindi sì, cercare il discorso dell'obiettivo sportivo partendo dal calcio a 5 maschile e femminile, ma estendersi soprattutto cercando di creare sul territorio dei punti di riferimento per le famiglie e per i giovani, dopo che la pandemia ha dimostrato quanto lo sport possa essere importante. Dopo il periodo pandemico c'è una voglia di riprendere tutte queste attività ed è importante vedere tanto entusiasmo con persone che danno tantissimo per poter riprendere gli sport di base e dare la possibilità a tanti ragazzi di giocare, divertirsi e allo stesso tempo in una maniera organizzata con strutture come questa. Seguo con attenzione queste realtà perché sono anche abbastanza attente allo sport inclusivo, quindi al mondo della disabilità in ambito sportivo. Gli Eagles già si resero protagonisti lo scorso anno in una bellissima manifestazione di sport inclusivo al Palazzetto dello Sport di Checchiena, e quindi ecco, le seguo con attenzione perché insomma anch'io sono impegnato nel mondo dell'associazionismo sportivo dei ragazzi disabili. Quindi facciamo un grosso in bocca al lupo alla stagione degli Eagles della Dime Sport Roma e speriamo ecco di festeggiare, di ritrovarci qui al Casale a fine stagione e festeggiare i loro successi. Grazie alla nuova sinergia con la Time Sport Roma, il calcio a 5 maschile sarà protagonista nel campionato di Serie D, una squadra rinnovata con grandi ambizioni guidata dal tecnico Roberto D'Alessio. Siamo solamente all'inizio, però ho trovato già una squadra, un vecchio gruppo molto compatto, già ci siamo conosciuti l'anno scorso, poi purtroppo per causa pandemia il campionato non è partito. Però ecco, oggi abbiamo fatto un altro stage con dei ragazzi nuovi, molto disponibili, ragazzi educatissimi, e stiamo costruendo appunto una bella squadra per poter fare un bel campionato di Serie D. Già dovevamo partire l'anno scorso per questo progetto, ma poi sfortunatamente a causa Covid abbiamo rimandato, ma quest'anno siamo pronti, più forti di prima, e cercheremo di già da quest'anno fare un grande campionato di Serie D e stare in alta classifica comunque sia. E questa sera abbiamo avuto l'opportunità di conoscere nuovi ragazzi che si aggregheranno al gruppo. Cercavamo almeno un paio di giocatori per ogni ruolo, anche se nel calcio a 5 bisogna essere il più possibile polivalenti, e penso che anche per comportamenti abbiamo trovato dei bravi ragazzi che sono lieto di accogliere insieme al mister e agli altri componenti della squadra e società. Anthony Arduini è il nuovo direttore sportivo della Eagles Frosinone. Tra le novità più attese di questa stagione c'è il sitting volley. Devo rendere grazie al presidente Arcangelo Iori che mi ha dato la possibilità di entrare a far parte di questo team. Spero di mettercela tutta nel riuscire a concretizzare le mie idee sempre con l'aiuto del presidente Arcangelo.
e che dire, un in bocca al lupo a tutti i ragazzi e a noi della società. Diciamo che tra gli obiettivi della società Eagles Volley è quella di portare sul territorio una nuova disciplina sportiva. Questa disciplina, che è anche una disciplina olimpica, è il sitting volley. Il sitting volley è praticamente la pallavolo giocata da seduti ed è rivolta esclusivamente o maggiormente a persone che hanno disabilità motorie. Per cui con questa disciplina vorremmo avvicinare allo sport della pallavolo tutte quelle persone che fino ad oggi, volente o nolente, si sono sentite escluse dall'ambito sportivo, appunto perché non c'è la mancanza di questo tipo di approccio. Diverse le aziende che hanno deciso di accompagnare la polisportiva Eagles Frosinone in questo percorso che dal 2018 abbina al meglio sport e solidarietà. Abbiamo deciso di sposare questo progetto perché è molto interessante il fatto di poter aiutare persone che hanno disabilità ad avvicinarsi a sport come la pallavolo e altri sport. È uno stimolo anche per noi che facciamo questo lavoro, quindi poter aiutare, oltre che aiutare economicamente, perché tutte le persone che si avvicinano a noi, perché noi offriamo servizi finanziari, però poterli supportare in questo progetto mi emoziona personalmente. Siamo grati e felici di far parte di questa squadra, perché anche se noi siamo uno sponsor, ci fa piacere far parte del team dell'Eagle. È un bene che ci siano queste società che contribuiscono a portare nel territorio società calcistiche minori o di maggiori importanza che siano. Lo auguro a questa società un buon campionato, un buon inizio e un grande in bocca al lupo.